Abbiamo riunito il tavolo istituzionale con i sindaci e i presidenti delle province interessate per esaminare lo stato dell'arte di questo decreto sblocca cantieri che deve contenere le misure necessarie a velocizzare la ricostruzione, a dare le risorse sia umane che finanziarie per poter cambiare passo nella ricostruzione del terremoto. Il governo aveva dato ampie assicurazioni di raccogliere le proposte che venivano dai territori, il nostro lavoro lo abbiamo fatto, abbiamo presentato proposte condivise da tutte le regioni interessate e da tutte le istituzioni. Purtroppo al momento quello che è stato raccolto dalla Commissione e mandato per l'Aula all'approvazione del Senato è ancora largamente insufficiente, quindi c'è delusione, c'è anche preoccupazione per il fatto che questo treno possa essere un'occasione sprecata per mettere, diciamo, carne al fuoco di questa ricostruzione che deve assolutamente decollare e che ha già subito troppi ritardi. L'appello che facciamo al governo da qui a martedì, quando si andrà in aula per l'approvazione, è che il governo presenti nuovi emendamenti per raccogliere le proposte della Regione Abruzzo e degli altri territori interessati per inserire le norme che servono a far davvero decollare la ricostruzione, per mettere più personale di quanto non è stato finora concesso e coperto economicamente, perché se non ci sono le persone a poter lavorare dentro gli uffici e se non ci sono le norme semplificate e snelle per poter approvare le pratiche, difficilmente rimetteremo in piedi le nostre terre in tempo utile.